Ragazzi, la situazione è piuttosto tragica. Perché? Perché questo è l'interruttore e se noi accendiamo non succede niente. E se noi proviamo ad accendere il computer non succede niente. E se noi proviamo ad accendere la lampadina non succede niente. E se il telefono è a caricare non si carica. Tra l'altro c'è anche un messaggio di Federonzo su Telegram. Quindi avrete capito che sono senza corrente. Che può sembrare un problema da poco. Però adesso vi spiego. Perché ci sono una serie di cose che veramente non hanno senso. Guardate che bravo Yakidane! Oh, un po' di luce. Tra l'altro, guardate che bello Boba Fett qua dietro. Ad ogni modo, non mi voglio perdere troppo in chiacchiere perché ho poca batteria e non posso ricaricarla. E quindi vi spiego quello che è successo. Mi metto qui seduto, c'è una luce veramente brutta. Ieri attorno alle 6 stavo studiando e a un certo punto, boom, tutto buio. E quindi uno dice: ma sì, sarà successo qualcosa? Quante volte vi sarà saltata la corrente? Dopo 5-10 minuti, massimo, massimo un'ora, è tutto come prima. Però ricordate che io sono Yakidale, quindi se una cosa può andare storta, andrà storta. Quindi ieri tranquillo vado ad allenamento, metto a caricare il mio telefono perché non avevo elettricità qui, torno a casa e c'era l'elettricità. Che bello, problema risolto, ale! E invece no, perché praticamente hanno fatto una riparazione temporanea e quindi stamattina mi sono svegliato, l'elettricità c'era ancora, però tipo alle 7:20 di nuovo buio totale. Ho detto: vabbè, tranquillo, tanto adesso io vado a scuola, per quando torno da scuola sarà di nuovo tutto a posto. E invece no, perché non c'è ancora la corrente. Però ovviamente noi abbiamo chiesto spiegazioni e ci è stato detto che praticamente c'è un super mega guasto, quindi è da ieri che ci sono un qualcosa tipo 30 persone qua nella via qua davanti proprio, con 18.000 macchine dell'Enel, le ruspe fanno dei buchi, cose completamente a caso, per riparare sto cavolo di guasto. Ma il fatto è che, ragazzi, dovete sapere che io abito in una via dove la strada della via è tipo del 1452, cioè prima della scoperta dell'America, cioè è già tanto che ci sia l'asfalto sulla strada, per dirci. Ed è lo stesso motivo per cui la mia connessione fa schifo, perché i cavi del telefono sono tipo i cavi delle cuffiette. E non è che lo dico per scherzare, anzi, forse sono messi peggio. Quindi cosa hanno detto? Hanno detto che rifaranno tutta la linea. Quindi corrente non c'è. C'è tipo la strada con un buco grande 4 metri in mezzo che non si può neanche passare. E in tutto ciò il colmo è che la casa di fianco a me ha l'elettricità. Poi uno non deve impazzire. Adesso mi si sta scaricando anche sta cosa qui, quindi sarà un casino, ragazzi. Tra l'altro, ragazzi, è la seconda volta che succede, perché quest'inverno, quando aveva nevicato tanto tanto tanto, era successo che c'era stato un altro guasto nella via. E quindi siamo stati tipo 4 giorni senza elettricità. Che nel 21° secolo mi sembra un po' ridicola come cosa. Però evidentemente le cose funzionano così. E non è che voglio essere polemico, però se non torna l'elettricità, io i video non li potrò fare. E adesso colgo questi ultimi attimi di vita della fotocamera per mostrarvi un attimo la situazione qua fuori. Povero computer che rimarrà spento per un po'. Allora, qui c'è dietro il mio bellissimo acero un camion gru completamente a caso e non chiedetevi perché il camion gru è lì e rimarrà lì. Mentre non so se riesco a inquadrarli, tipo là in fondo, vedete, non so se si vedrà qualcosa, c'è una ruspa ed è lì che stanno facendo il super mega buco. Notare come mi sono posizionato, eh? Non fatelo a casa. Ci manca solo che cado dal balcone e poi siamo a posto. Guardate che bello il paesaggio riflesso nel vetro. E quindi vi tengo aggiornati, ci vediamo, ciao. Che poi uno dice: ma sì, non c'è l'elettricità, vai fuori a farti due passi. C'è tipo un tempo bellissimo, infatti, c'è il sole e ci sono 42 gradi. Sì, fa freddo e tra poco piove. Ma ragazzi, supereremo anche questa. Anche perché non è mai morto nessuno senza elettricità, però capite che le scatole girano. Vedete, là in fondo c'è tipo l'omino con la ruspa, un altro omino e c'è un buco tipo gigante. Poi là c'è il camion, c'è un altro buco. Poi prima c'erano tipo 14 macchine parcheggiate dell'Enel, adesso credo che siano in pausa pranzo. Non lo so. Tra l'altro ieri tipo uno ha chiesto a mia mamma una tazza perché c'era tipo il tombino pieno d'acqua. Che io dico, l'elettricità non va d'accordo con una cosa, l'acqua. Quindi se c'è il coso dei cavi pieno d'acqua, anche se sono isolati, non è che sia proprio una grande idea. Però boh, staremo a vedere. Ah, giusto, poi ogni tanto partono degli allarmi perché non so se avete presente, quando manca elettricità per un po' si scaricano anche le batterie degli allarmi e iniziano a suonare completamente a caso. E non danno fastidio. No, no. Ma vi sembra normale?
male. Adesso suonerà ancora per 2 ore, io ve lo dico. E mi si sta scaricando la telecamera, quindi vi saluto. Ragazzi, piccolo aggiornamento, ho una ruspa in giardino praticamente. Dung, le luci vanno. Però sarà una cosa piuttosto effimera. E ho una ruspa in giardino, cioè guardate qua. Ouch. Allora ragazzi, c'è stato un attimo un salto temporale, perché da oggi pomeriggio alle 4 siamo passati alle 23:20. Hanno scavato, hanno riparato e hanno fatto funzionare tutto, o almeno per ora. Potrebbe andare via da un momento all'altro, cioè teoricamente dovrebbe reggere, però non si sa mai ragazzi. Ad ogni modo, avrei potuto benissimo non registrare questo video, perché comunque capisco che voi possiate dire non ha senso fare un video così, Yaki, e avete ragione. Infatti volevo cogliere l'occasione anche per provare a parlare un po' di questa cosa, parlare un po' di quanto sia importante l'elettricità nella nostra vita. E non sto parlando solo di tecnologia come il wifi, computer, telefonini e quelle cose lì, ma anche per esempio cose banalissime, ed è solo quando vengono a mancare che ne sentiamo veramente l'importanza. Wow, funziona! Sì, lo so ragazzi, stare un giorno senza elettricità mi ha già dato alla testa. Ah, tra l'altro ragazzi, ho trovato il motivo scientifico per il quale sono successe tutte queste cose, perché oggi che ho registrato il video che sono rimasto senza elettricità è venerdì. E che venerdì è se non venerdì 13? È tutto scientificamente spiegato. Venerdi 13, sfortuna, Yaki dare senza corrente. Che poi, bisogna essere veramente superstiziosi, ma non credo proprio. Cioè, tutti, chi più e chi meno, hanno dei momenti di sfortuna. E soprattutto da qualsiasi cosa negativa che vi succeda, secondo me bisogna sempre cercare di trovare il lato positivo. Molto spesso si tende sempre a volere, desiderare e tutto quanto, quando si hanno tantissime cose che magari non vengono apprezzate. E lo so che è un discorso banalissimo, però ci sono tantissimi ragazzi della vostra età, della mia età, di tutte le età del mondo, che l'elettricità se la sognano, e per loro è decisamente più importante mangiare, per esempio. Però ragazzi, non è che voglio star qui a parlare dei paesi del terzo mondo, cose del genere, perché secondo me non ha senso tanto fare questi ragionamenti. Ci sono dei problemi, lo sappiamo, e purtroppo le mie parole non li risolvono. Quindi non dico che dobbiamo essere in questo caso egoisti, però dobbiamo pensare a noi, dobbiamo pensare a quello che abbiamo e dobbiamo pensare a quanto realmente siamo fortunati. E quindi la mia conclusione semplicemente è che nel 21° secolo non si può vivere senza elettricità. Però se succede qualcosa, pazienza ragazzi. Mi ricordo un detto che diceva: alla fine andrà tutto bene. Se non va bene, non è ancora finita.